Sarà presentato mercoledì 22 luglio a Salerno il programma di Luci della Ribalta, itinerari ed eccellenze della Campania. La rassegna, che si terrà a Padula dal 2 al 28 agosto e che avrà come location d'eccezione la Certosa di San Lorenzo. La manifestazione, che riparte dopo una pausa di 8 anni, quest'anno giunge alla sua 19ª edizione e prevede un ricco cartellone che si comporrà di 6 spettacoli. Si inizierà il 2 agosto con il rapper Clementino e il suo Miracolo Tour, per poi proseguire il 4 agosto con la comicità del cabarettista Paolo Caiazzo e l'11 agosto con il teatro d'autore, che vedrà sul palcoscenico l'attore Michele Placido nella sua serata d'onore. Il 16 agosto invece Luci alla Ribalta toccherà probabilmente l'apice con La Voce Calda di Mario Biondi, seguito il 28 agosto dal pop rock d'autore della storica band italiana degli Stadio, con cui terminerà la rassegna. Se invece in queste sere d'estate si avesse voglia di vivere un'esperienza dal sapore un po' retro, come guardare un bel film sotto il cielo stellato, l'appuntamento è in località Santa Croce a Sapri, dove l'associazione Terza Età Spigolatrice, in collaborazione con il comune e la locale Proloco, ospita la prima edizione di Sapore di Cinema, rassegna cinematografica che animerà l'estate saprese, offrendo in modo del tutto gratuito la possibilità di guardare alcune pellicole selezionate con l'obiettivo di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. La manifestazione si articolerà in 4 serate, il 25 luglio, il 5, l'8 e il 13 agosto, e si caratterizzerà anche per il dopo cinema gastronomico, nel quale verranno proposte tipicità culinarie cilentane. Ottimo lavoro, Canfora. Ma viene un tempo in cui...